Buonasera amici di 8 gol, un punto per il Benevento contro il Picerno al Vigorito, un pareggio in rimonta per la squadra di Andrioletti che resta imbattuta al Vigorito. Opinioni divergenti, c'è chi non è soddisfatto della prestazione dei giallorossi, chi invece come Andrioletti fa un plauso ai suoi giocatori. Ne parleremo qui in studio con un parterre davvero carico e agguerrito, ma prima, come sempre, la copertina di Franco Santo. Un 2-2 in rimonta andrebbe accolto col sorriso sulle labbra, ancor più se a realizzare il gol del pari a tempo quasi scaduto è Krzysztof Kubica, oggetto misterioso finora in giallorosso, che nel Górnik segnava gol a grappoli proprio di testa. Una specialità della casa, insomma, che improvvisamente il polacco ha riproposto. Ma la sfida dei giallorossi contro il Picerno è stato tanto altro e non tutto è stato positivo. Un paio di amnesie difensive, un cedere troppo cadenzato del centrocampo, una versione appannata dell'attacco. Certo, le assenze di Pinato e Simonetti hanno pesato, questo non si può disconoscere, ma la speranza era che la qualità dei subentranti ovviasse alla densità di gioco degli assenti. Ecco il vero punto della questione, il fatto è che gli elementi di qualità tanto attesi stanno deludendo, col risultato che assieme alle loro defiance cala l'efficacia del gioco e si va in difficoltà in parecchie zone del campo. Non sappiamo se per i giocatori in questione sia solo un problema di condizione o di una parabola discendente che non accenna affatto ad impennarsi. Fatto sta che le migliori prestazioni il Benevento le ha regalate senza di loro. Il piccolo Picerno ha incarnato per intero la sostanza di questa Serie C, buon palleggio e pressione asfissiante sui portatori di palla, con interventi anche al limite del regolamento, tollerati da un arbitro perfettamente adeguato alla categoria e che difficilmente andrà oltre la C. Ci sentiamo di affermare che questo appannamento della strega non sia una questione di moduli, ma di uomini. Le idee del tecnico sono buone, ma non sempre l'interpretazione degli elementi che scendono in campo è all'altezza. Bisognerà lavorare su questo canovaccio, centellinando il numero dei cosiddetti portatori di qualità e privilegiando uomini che hanno più a che fare con la Serie C, dove nessun avversario ti concede il tempo di un ghirigori. Chiudiamo con l'episodio che a tanti, visto l'orario di inizio della gara, sarà sfuggito, quello della misurazione delle porte da parte degli ufficiali di gara, richiamati dal grido di dolore dei dirigenti del Picerno, che le vedevano troppo strette. Abbiamo pensato che potesse trattarsi di un difetto di vista che deforma le proporzioni. Nel campo giochi di Picerno, le porte devono apparire molto grandi. Una volta catapultate al Vigorito, quelle stesse porte devono essere sembrate molto più piccole. È proprio il caso di farsi una bella risata. Invece erano perfette le porte del Benevento. Vi ricordo che siamo anche in diretta streaming sul sito www.8channel.tv. Ricordo anche ai nostri telespettatori, a chi vorrà mandare le proprie opinioni, anche curiosità, domande, il numero WhatsApp 342 87 23 977. Nel corso della trasmissione vi aggiorneremo anche sui posticipi. Casertano Avellino già in vantaggio, i Lupi con un gol di Sgarbi 0-1, quindi il risultato. Potenza Turris, vantaggio della squadra di Torre del Greco con un gol 0-1, il parziale anche di questa sfida. E ora andiamo a presentare i nostri ospiti. Ben ritrovato il direttore sportivo Pompilio Capozzi, buonasera. Buonasera a voi, ben trovati. E poi abbiamo l'ex allenatore del Benevento Calcio nell'era Vigorito, ma anche noto opinionista, Paolo Specchia. Buonasera Sonia, buonasera telespettatori. Altro ex ala del Benevento, in tanti ricordano ancora i suoi gol, Giancarlo Zotti. Buonasera, buonasera a tutti. Lui non c'era, non è stato convocato per un problemino fisico, poi ci spiegherà meglio lui, Amedeo Benedetti. Buonasera a tutti. Tra l'altro voi tre vi siete già ritrovati insieme in un'altra trasmissione, portate bene, squadra che
vince voi, non il Benevento, non si cambia, quindi va bene così. Ma partiamo subito dalla prima slide, un punto in rimonta del nostro Giuseppe Andrita, come sempre impeccabile, un punto in rimonta perché il Benevento si è trovato per ben due volte in svantaggio, poi alla fine è riuscito comunque a mantenere l'imbattibilità al Vigorito, il primo pareggio perché aveva sempre vinto. Ma prima di entrare nel vivo proprio della discussione qui in studio, sentiamo il parere di Andrea Letti. Prima l'avevo un po' anticipato, però sentiamo proprio le sue parole nel post gara. Ma abbiamo visto due partite diverse, allora sinceramente non sono assolutamente d'accordo. Penso che affrontiamo una squadra, l'avevo detto in sede di presentazione della gara, che ha dominato, fa del dominio del gioco la sua forza. Siamo stati molto bravi a prenderci il dominio, abbiamo attaccato in lungo e in largo, non siamo stati magari precisissimi in tante rifiniture, come magari in questo momento stiamo facendo un po' di più di fatica, ma per quanto riguarda la prestazione, la costruzione della manovra, la personalità di giocare, sono molto soddisfatto, e questo è il primo aspetto. Poi penso che parlare di prestazione negativa quando si va a riprendere una partita come questa, 10 contro 11, subisce un calcio di rigore, avrebbe ammazzato chiunque quell'episodio. Questa squadra ha gli attributi, non fatemi dire cose più pesanti, ma gli attributi veri, l'ha dimostrato parecchie volte, ha dimostrato anche questo pomeriggio. Quindi accetto il commento di una prestazione negativa, non sono d'accordo perché credo che all'interno di una manovra che deve crescere, ma in qualità, ho visto personalità di provarci, di osare, e quando trovi squadre che si difendono 11 sotto la linea della palla, non è semplicissimo, e quindi va dato merito a tutti gli alibi del caso ai ragazzi. E poi una prestazione del secondo tempo, secondo me, di grande cuore, che ci ha contraddistinto dalla prima di campionato, anche quando abbiamo perso, e quindi penso che debba essere la certezza sulla quale fondare il futuro di questa squadra. Avevo parlato di vittoria, ho portato bene alla Turris perché ha segnato il secondo gol a Potenza, dove giocherà sabato il Benevento, ma contro il Sorrento. Allora Pompilio, partiamo da te, hai sentito le dichiarazioni di Andrea Letti, soddisfatto della prova dei giallorossi, tu cosa ne pensi? Beh, insomma, replico a quello che ha detto Andrea Letti, ascolto il suo punto di vista, lo rispetto ma non lo condivido, quindi... Adesso abbiamo Mister Specchia che al di là del Benevento ha un'esperienza decennale, pluridecennale in panchina. Io penso che un allenatore debba ritenersi soddisfatto quando la squadra all'80-90% ha messo in pratica la partita che aveva preparato, quello che voleva fare. Se questa era la partita che aveva preparato Andrea Letti e quindi è contento di averla vista, allora forse dobbiamo farci qualche domanda in più. Ecco, mister Specchia, due volte in svantaggio in casa contro il Picerno, che sicuramente sta dimostrando di essere un'ottima squadra, compatta, aggressiva, intensa, ma è anche vero, insomma, che il potenziale che ha a disposizione Andrea Letti è sicuramente più importante. Ecco, sicuramente un atteggiamento forse diverso rispetto a quello della passata stagione, però è anche vero che bisogna accontentarsi di un punto. Come lo guardiamo questo bicchiere? Ma io dico che se non ci fosse stato un po' di sorte, la partita l'avresti persa. Al di là delle parole di Andrea Letti, che ripeto, io rispetto qualsiasi giudizio, secondo me felici di averla pareggiata, perché era persa. Veramente ha pareggiato in extremis per una capacità di un giocatore alto di mettere dentro qualcosa all'esterno, grazie alla sua fisicità. Ma aveva giocato male. Io sono stato uno di questi che, quando sono venuto qua, di fronte a qualche timido giudizio positivo sulla gara, per esempio della Casertana, io ho detto che veramente ha giocato bene, perché avevo visto le prerogative che secondo me servono per poter essere protagonisti positivi in un campionato come la C, cioè corsa, attenzione, aggressività, una voglia di far bene che ieri non c'era, perché io ho visto alcuni giocatori che camminavano, passeggiavano, erano sotto ritmo. Allora posso capire l'allenatore che vuole e deve parlare così per dare a giocatori ancora più carica, però una buona autocritica dovrebbe essere fatta, altrimenti io ho parlato benissimo, questo allenatore non lo conosco, è giovane, sicuramente capace, perché per portarlo Carri, che io stimo come persona oltre che come direttore, l'ho avuto come capitano mio a Livorno ed era un grande capitano, quindi avrà portato un signor allenatore, però deve crescere, perché se parla così sembra quasi che prenda in giro chi lo ascolta, perché posso capire solo la faccenda di aver recuperato due volte è un buon segno, però ci sono troppi segni che non vanno, cioè bisogna giocare in 11, c'è gente che camminava. Allora io posso dire una cosa, ho visto Teglio
per l'ennesima volta, no? E l'ho sempre visto male, e anche quando lo vedevo giocare in categorie migliori, dove non giocava quasi mai titolare, subentrava, mediamente avrà fatto poche partite da titolare. Allora, se aspettiamo che Tellio sia Maradona e cambi solo perché ha dei piedi d'oro o delle intuizioni ogni tanto che significano e potrebbe fare, ma non fa perché cammina, è dannoso. Quindi io credo che stavolta il parlare di Andoletti, che io ho elogiato la prima volta che sono venuto qua, avendolo visto con grande priorità, non mi trova d'accordo, e anzi mi crea qualche piccolo dubbio sulla capacità di umiltà e di sintesi che deve fare natura. Non conta sulla prestazione tecnica, le scelte, la scelta degli uomini, la conoscenza della propria rosa, perché hai rischiato di perderla, e se perdevi in casa e sei stato a un palmo di andarci alla sconfitta. Le cose non funzionano perché gli altri funzionano con la continuità, e tanta gente anche fuori ruolo, perché se vogliamo parlare di quello magari lo poi ne parleremo dopo. assolutamente. Giancarlo, ecco, cosa non ti è piaciuto? Tu sei sempre molto obiettivo nelle analisi delle partite, come d'altronde gli altri, però ecco, cosa non ti è piaciuto di questo Benevento, dei passi indietro rispetto alle altre prestazioni? Sì, passi indietro che però già da un po', il secondo tempo di Cerignola è stato sulla stessa falsariga, cioè pure io mi ha sorpreso, perché in altre circostanze mister Andreoletti era stato molto più autocritico, aveva analizzato secondo me in modo più giusto la partita. Domenica secondo me non poteva dire quello che ha detto a fine partita, cioè tutti hanno visto il primo tempo il Benevento, tranne l'azione di Talia che quando ha preso la palla sotto la sua porta e l'ha portata fino a di là, non abbiamo fatto neanche un tiro in porta, quindi lui ha parlato di dominio territoriale, sì, ma nella nostra tre quarti, a un ritmo, come diceva mister Specchia, cioè un ritmo dove tutti possono mettersi dietro la palla e stare là, cioè col potenziale tecnico che ha il Benevento non può aver paura di un Picerno, cioè, e si vede sempre come va sotto il Benevento e alza i ritmi e quindi perde poi il fatto di dover stare attento, mette sempre sotto tutti, il gol lo riesce sempre a trovare, quindi perché non giocarla così dall'inizio? Cioè quando viene il Picerno e Benevento sono loro che devono aver paura, il potenziale tecnico che ha il Benevento non ce l'hanno le altre squadre, sì hanno l'organizzazione, hanno una buona, come si dice, stanno in campo per bene, messi lì, però sono sempre squadre che dal punto di vista tecnico non hanno i valori che ha il Benevento, non puoi impostare le partite così, e quindi come diceva il mister ti è andata di nuovo bene, ma non puoi, se vuoi cercare di vincere il campionato, di stare su e giocartela con gli altri, qualcosa va migliorato assolutamente. Anche poi, se, come hai detto tu, non parliamo delle scelte tecniche, insomma, se ne parliamo dopo, ne parliamo dopo, se no... Ne parliamo dopo. Amedeo, prima di tutto come stai? Oggi ho fatto un'ecografia, una piccola lesione al bicipite femorale, dovrò stare fermo per qualche settimana, penso un paio di settimane di essere in campo. Ah, quindi salterai anche la sfida col Sorrento, insomma, contro... Sì, sicuramente la partita col Sorrento non sarò disponibile. Tu eri sugli spalti del Vigorito, ecco, come l'hai vista la partita? Ma secondo me non è una prestazione da buttare, abbiamo fatto, diciamo, abbastanza bene, dobbiamo migliorare sicuramente nell'ultimo passaggio, abbiamo avuto un buon possesso palla, però negli ultimi 20-30 metri dobbiamo migliorare e essere sicuramente più incisivi. E poi secondo me non è fortuna aver ripreso la partita ieri, abbiamo dimostrato un'altra volta di essere una squadra col carattere, è una squadra che non molla mai, perché altrimenti una partita come quella di ieri o come quella col Crotone non la riprendi. Pompilio, è anche vero che alle volte si parla sulla base di quelle che sono le aspettative. Spesso si sente dire che non sarà il campionato della passata stagione perché non c'è la mazza campionato come era il Catanzaro. Però ecco, secondo te il Benevento che potenziale ha? Andreoletti riesce, lo sta facendo esprimere al meglio, oppure si va un po' con il freno a mano tirato? Allora Sonia, quando ci siamo visti l'altra volta, eravamo agli inizi e io ti dissi che vedevo con grande fiducia la scelta di mister Andreoletti, perché avevo visto qualcosa della processo l'anno scorso, mi era piaciuto molto quello che avevo visto, avevo chiesto a un po' di persone dei lavori che ci avevano giocato contro e tutti erano molto insomma, contenti del valore del tecnico, quindi quello penso che non si discuta.
Il problema è che non stiamo vedendo l'Andrea Oletti dell'anno scorso, cioè stiamo vedendo un'altra cosa. Voglio fare un inciso su questa storia perché ogni tanto la sento. Non è che il Catanzaro l'anno scorso, quando è iniziato il campionato, hanno detto: ah no, no, le vinciamo tutte e amen. Cioè, le squadre che fanno quei campionati è anche perché sono convinte di farlo. Cioè, Vivarini non è che affrontava gli avversari con una punta di movimento e un centrocampista sotto punta. Chiaro? Quindi il problema principale, mi ricollego a una cosa che diceva Benedetti e che condivido, sicuramente è una squadra di grande carattere, ma ha degli interpreti, cioè messi tutti insieme faranno 2000 partite tra Serie B e Serie A, quindi sono giocatori che sono stati abituati ad altri palcoscenici. Però rendiamoci conto anche di una cosa, il Benevento ha rimontato le partite quando Andrea Oletti ha cambiato l'assetto tattico, e in questo faccio solo un inciso, poi dopo lascio a loro che sono tutti più bravi da un punto di vista tecnico-tattico di me, però leggo solo un passaggio, se mi dilungo fermami. Ripensiamo a come è stata costruita questa squadra. Questa squadra non è stata costruita per giocare con la difesa a tre. Io capisco che poi abbiamo trovato dei buoni risultati e ho l'impressione che sia diventata un po' la coperta di Linus, a cui il mister si adatta e cerca di sistemare. Però poi quando va sotto, la prima cambia la difesa a tre, mette un attaccante in più, passa a quattro e riprende le partite. Sì, grande cuore, ma anche perché giochi in maniera un po' meno preoccupata. Anche perché la mia domanda è questa. Se con tutto il rispetto per il Picerno, che è un'ottima squadra di categoria, sanno quello che devono fare, benissimo. Come uomini, ovviamente, come diceva Giancarlo, il tasso tecnico è un po' diverso rispetto al Benevento. Ma la mia domanda è: ma se noi abbiamo questo approccio così pavido quando devi affrontare il Picerno, il Crotone in casa, che il Crotone di quest'anno non è il Crotone dell'anno scorso, tanto per essere chiari, perché i due migliori giocatori che aveva se ne sono andati tutti e due, quindi tanto il Crotone ha il nome, è una signora squadra, non è la squadra che arriva seconda rispetto al Catanzaro. Quando andiamo a giocare a Cerignola, dove per mezz'ora ci hanno fatto da ballare una rumba di quelle da memorabili, quindi se andiamo a giocare ad Avellino a Catania, che ti mettiamo ai giocatori? Il giubbino antiproiettile, cioè che cosa vuole fare? Il problema è questo, in maniera molto, cioè l'Andrea Oletti di quest'anno rispetto a quello che io, poi sicuramente lui anche lo scorso anno è venuto fuori pian piano, però sembra lui più spaventato di tutti e io credo che questa cosa poi la squadra un po' la risenta, poi va sotto e col carattere, con le qualità tecniche dei giocatori la riprende, però anche aggiustandola, modificando il progetto tattico da cui parte. Lui, e poi mi fermo, parte con la difesa a tre, ma per giocare con la difesa a tre ci vogliono degli esterni con alcune caratteristiche. Poi lo affronteremo. Ok, allora ne parliamo dopo. Dopo perché perfetto. È proprio, vabbè, chiaramente sono quelli gli argomenti. Per cui scusami se mi sono dilungato. Io li ho suddivisi, ma ne parleremo ampiamente anche dei moduli, perché è evidente insomma che il Benevento viene costruito per tutt'altro assetto tattico, poi si ritrova per necessità, per gli infortuni, a dover cambiare, diciamo, coperta, però Andrea Oletti sembra trovarsi bene, però i risultati si stanno arrivando, però ricordiamolo, due pareggi di fila per un Benevento che, mister, ha sicuramente un potenziale importante. Andrea Oletti è un allenatore giovane, può sentire il peso, la responsabilità di doverle vincere tutte e quindi per paura di perdere tende a frenarsi e ad accontentarsi di un pari? Mi sembra, per usare lo gergo del tennista, che ha paura di forzare il tiro e sta lì a palleggiare correndo come un pazzo sperando che l'altro possa sbagliare, però se l'altro non sbaglia e fa il punto hai perso la partita. Hai detto Andrea Oletti è un allenatore giovane, quindi deve essere conosciuto anche dagli altri, da chi si approccia con lui, parliamo dei critici, parliamo dei dirigenti che lo conoscono, quindi ha delle idee chiarissime, penso che anche il calciatore che ne parla così bene non può farlo con la stessa pulizia con cui l'ha fatto prima Amedeo, quindi sono convinto che è vero che è preparato, però tante volte, ecco, la paura di andare in C1 in una piazza come Benevento può condizionare, la paura di un campionato che non conosci, perché non conosci il campionato, il girone di BBC1, il C1, quindi con avversari di tutto rango, potrebbe anche indurre questo allenatore a essere un pochino più prudente, oppure ecco, mettersi a tre, ma io non vado a cercare l'aspetto dell'atteggiamento che uno sceglie come sistema a lui gradito.
Io dico che durante la gara, io ho visto altre volte, prima della partita di ieri, un veramente attento, perché chi faceva il difensore era attento. Ieri ho visto su ogni cross dall'esterno, anche sul 2-1, in cui il Salvo perde, andare a colpire prima il giocatore del Picerno, quindi difesa che arrivava tardi, due cambi, Erca e Quachibi, che poi non è un braccetto, è un esterno mi pare, comunque si è andato a fare, era messo male col colpo, non c'era, quindi anche queste minuzie che sono significative per diventare un grande allenatore, per me qualcosa mi fanno pensare, quindi voglio dire, non è una critica a tutto tondo sull'allenatore, però nel sentire il commento che ha fatto oggi, rispetto a come ha parlato l'altro volta con Diego, tanto ne ho tessuto le lodi perché mi piacevano, lo conosco, mi lascia un po' perplesso, quindi prima di dare le risposte che tu mi hai cercato di avere, non te le posso dare, aspettiamo di conoscerlo, però è chiaro che anche lui deve capire dove si è calato e soprattutto deve capire che il rispetto verso chi ha fatto categorie importanti ci deve essere sempre che sia accompagnato, perché per vincere in C, per fare bene in C, bisogna correre, lottare, essere attenti, essere sul pezzo, e invece ho visto molti uomini, segnatamente proprio quelli che avevano fatto più carriera degli altri, essere ieri non protagonisti attivi, attenti e vogliosi, ma essere un po' sull'addormentato, sullo svagato, distratti, superficiali, e questo non va bene. Giancarlo, va anche detto però che è una squadra imbattuta finora al Vigorito, e va anche detto che sia col Crotone, lì addirittura l'ha vinta, ma anche ieri è riuscito comunque a superare quello che era lo svantaggio, questa volta accontentandosi di un pari, però due volte, ricordiamolo, per ben due volte è andata in svantaggio. Un atteggiamento che lo scorso anno non l'abbiamo mai visto, quindi quantomeno la squadra unanima, sei d'accordo? No, ma su questo se abbiamo 15 punti, da qualche parte sono venuti da questo, ma io per esempio sono convinto che se Bolsius fa il gol, noi la vinciamo la partita. Se fa il gol quando ha subito, col tempo che avevamo, ma perché? Perché oltre ai cambi, come diceva il direttore, c'è stato che quando il Benevento non gioca sotto ritmo, così si cerca sempre la giocata facile, nessuno prende l'iniziativa, nessuno tenta l'uomo contro uomo, è prevedibilissimo. Il Picerno stavano schierati, come invece abbiamo alzato il ritmo perché dovevamo recuperare, e come abbiamo perso tutti i freni inibitori, è chiaro che il Benevento c'ha uomini, cioè Ciano è andato sulla destra, ha messo un cross bellissimo e ha fatto il gol. Quindi tu c'hai uomini che se li fai giocare ti mettono pressione anche alla squadra avversaria. Se invece questi giocatori giocano sempre così a tocchetto perché hanno paura, ecco, di prendere l'iniziativa, è chiaro che tutti vengono a Benevento e faranno la bella figura, insomma. Io penso che lui debba avere, lo avete detto anche nell'altra trasmissione, debba avere un po' più di coraggio, perché c'ha gli uomini, c'ha il pubblico, c'ha il blasone, cioè quando vengono in casa queste squadre non puoi affrontarle in questo modo, perché sennò, come dicevo, quando poi vai a Avellino, vai a Catania con quelli che secondo me ti giocherai il campionato, cosa fai? Posso dire una cosa? Io ho visto il centrocampo del Benevento quando c'aveva Simonetti e Pinato e Talia centrale, no? Una squadra che sapeva quello che voleva fare, aveva magari meno qualità di quello che ti possono dare i Tello, oppure anche lo stesso Agazzi, che comunque non è ancora pronto, oppure in prota che ieri rientrava. Quindi allora voglio dire, questo allenatore bravissimo, credo di capire che sia bravissimo, ma può vincerla anche senza ricorrere oggi a ragazzi, qualità. Oggi alla in prota, qualità. Aspettando che in prota ritorni a essere in prota quello magari non titubante come ieri, che ha saputo solo procurarsi una punizione da par suo e l'hanno riconosciuto, però per il resto non aveva la gamba. Allora perché? Io ho visto una squadra quando c'era lui Esther, ho visto quando c'erano questi centrocampisti che faceva risultato e comandava, ieri non l'ha fatta, ha subito. Allora voglio dire, per questo mi permetto di dirlo in maniera sostenuta, perché sono uno passionale, no? Dico, un allenatore giovane, con tutto il rispetto per Ciano, che merita grande rispetto per il piede che ha, ma anche lui insieme a un altro giocatore che deve per forza correre e corre poco, lascia questo povero Ferrante abbandonato a se stesso, non accompagna con la dovuta immediatezza un'azione offensiva.
Allora, tutto questo un occhio esperto lo nota, allora dico, perché io mi ricordo un Benevento qualche domenica fa che era più squadra. Il Picerno ha fatto bene qua perché è stato squadra e il Benevento l'ha riacciuffata perché con le qualità di Ciano, perché Kubis è 1,90, altrimenti l'avrebbe persa. E ha avuto anche delle palle il secondo tempo che quasi appoggi indietro sbagliati, cioè, cosa che non puoi permetterti. Se hai la qualità del Benevento, allora vuol dire o che non stai bene, oppure che l'allenatore, che dovrebbe avere il metro e il peso di tutto, vuol dire che magari penalizza, non so se penalizza, o promuove magari la qualità a scapito della gamba e della corsa, e farebbe un grande errore se fosse Guarda, così. Mi rendi felice perché hai espresso in maniera perfetta anche quello che è il mio pensiero. Io ho sempre detto che il Benevento ha ottenuto dei risultati con l'intensità, con la cattiveria, con la determinazione. La paura di questa ricerca della qualità, che in questo momento il Benevento ce l'ha solo sulla carta, perché ci sono giocatori che per problemi fisici, chi per problemi di adattamento alla categoria, chi perché fino a qualche settimana fa, mi sento fa oramai possiamo dire, voleva andare via, è una qualità che è sulla carta, e quindi si rischia che per metterla in campo poi si perde quel senso di squadra che aveva fatto ottenere risultati importanti. Ma di fatti lui, anche la giustificazione, quando tu domenica dopo la gara gli hai detto dei cambi, lui ha detto e che... ci andiamo. Ci andiamo, sì, perché lui ha subito. Detto che aveva, come si dice, aveva tenuto Teglio solo perché... Eccolo là, ti fermo perché ci andiamo subito, però volevo chiedere ad Amedeo, siamo un po' cattivelli stasera, un po' troppo, però in qualche prestazione ti ho visto un po' in difficoltà, però devo essere onesta, anche quando ha giocato Masciangelo, che è insomma l'alternativa, era in difficoltà. Come mai, ecco, su quella fascia qualche insicurezza di troppo? Sicuramente dobbiamo assimilare bene ancora i concetti che vuole il mister, però penso che siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare e sono sicuro che a breve si vedranno i risultati. Eh beh, i miei ospiti si vede che sono avanti, molto avanti, perché stanno anticipando le tematiche, però andiamo subito con la seconda slide, perché giocatori fuori ruolo. È chiaro che quando non ci sono delle belle prestazioni ci teniamo stretto comunque il risultato, e questo va detto, però le aspettative sono elevate. Andreoletti ha avuto la sfortuna sotto questo aspetto di venire a Benevento, dove c'è una società solida, dove c'è un direttore sportivo che è una garanzia, ed effettivamente è riuscito a fare un miracolo in un calciomercato dove sembrava terrificante per il Benevento, per cui sicuramente giovani, tanta fiducia, però lo bacchettiamo anche, ma è giusto che sia così, è anche uno carico che secondo me farà sue le critiche per crescere. Giocatori fuori ruolo, è chiaro che quando le cose non vanno bene si cerca di capire quali possono essere le cause, però ecco, sentiamoci prima Andreoletti proprio su Teglio, perciò ti ho fermato. Di Teglio mi sta piacendo la disponibilità che dà la squadra, perché è un giocatore che è vero in questo momento dal punto di vista tecnico sta sbagliando molto, e quindi anche qui analisi che ho già fatto, ma aspetto molto di più, perché secondo me è un giocatore che deve diventare una risorsa, deve risolverci i problemi. In questo momento ha sbagliato molto, mi dispiace che poi a un certo punto si sia creato magari qualche scaramuccia con il pubblico, perché è una cosa che non va fatta, e mi scuso personalmente io per lui, perché non la reputo giusta. Penso che il pubblico paga il biglietto legittimato a fischiare un giocatore, una prestazione, un allenatore che sbaglia il cambio o quello che ritiene giusto. Dobbiamo stare zitti e pedalare, questa è la cosa più negativa della prestazione di Teglio oggi. Per quanto riguarda il resto, Andrea secondo me è un giocatore di grande personalità. So che magari molti allenatori avrebbero cambiato, perché poi, ma io da te io mi aspetto sempre grandi cose, e quindi tenerlo in campo vuol dire avere un giocatore che anche sotto pressione vuole la palla, anche sotto pressione la regge, anche sotto pressione si prende dei rischi, sta sbagliando sì, ma sta mettendo grande disponibilità, e chi dà disponibilità con me avrà sempre una possibilità. Cosa piace ad Andreoletti di Teglio? La disponibilità. Ecco, si può tenere in campo un calciatore che non riesce ad esprimersi in preciso nei passaggi, non rifinitore, possiamo dire, in quel ruolo, che è un ruolo di trequartista in campo, per la disponibilità? Ma la disponibilità secondo me la devono dare tutti i giocatori che scendono in campo, non è che bravo, non è un merito, come dice il mister, è più esperto di me, cioè non è che tu perché è disponibile lo fai giocare. Cioè domenica per esempio, lui, la giustificazione che ha dato del cambio, domenica Talia stava facendo una grande partita, la migliore partita che ho visto fare, e il ragazzo l'ha detto anche, era in partita e il giocatore se lo sente. C'è rimasto male della sì, ma perché si vedeva che era in partita, cioè lui diceva, allora tu fra i due, l'allenatore quando fa il cambio per migliorare la squadra,
lui con quel cambio, Tejo in quel momento era inguardabile. Non puoi dire che tu hai tenuto Tejo in campo perché ha più personalità, ma in quel momento non aveva la condizione per reggerla, per dimostrarla, ammesso che l'abbia fatto in altre partite. Cioè Tejo in quel momento andava sostituito, Tejo, ecco come dicevamo prima, non perché la qualità, aspetti la qualità, ma se sta il ragazzo che stava giocando bene, tu ti tieni il giocatore che sta giocando bene in quel momento, che non era calato fisicamente, lui l'ha detto, io stavo bene, ci è rimasto anche male. Quindi così non fai, a quel punto non fai il bene della squadra, perché di fatti poi la squadra a centrocampo è morta. Sì, è morta. Ogni volta che partivano si presentavano al limite. Pompilio andava mandato via, ricordiamolo che tra l'altro Tejo ha anche avuto un battibecco con la tifoseria, chiaramente lo stavano anche un po' beccando, ci può stare, Amedeo mi confermi che un giocatore quando è in campo si becca gli applausi ma si becca anche le critiche, alle volte bisogna abbassare la testa, far finta di non sentire, ma più che altro concentrarsi su quella che è la partita. Invece Tejo, diciamo che ha applaudito ironicamente i tifosi. Andreotti si è scusato a nome di Scacciatore. Sì, ho capito, però io davvero stavo allo stadio con mia figlia a fianco e io ho contato le prime 7 palle che ha toccato Tejo, 7 palle, ha fatto 7 passaggi a 2-3 metri, l'ha sbagliate tutte. Cosa ti può aspettare dal pubblico? Cioè, il giocatore deve anche, cioè, come hai detto tu, abbassa la testa e vedi cosa fare. Cioè, il pubblico non può applaudire da uno poi dove stanno riponendo quasi tutte le aspettative. Mi sembra che Tejo quest'anno dovrebbe essere il salvatore della patria, ma secondo me non è questa la caratteristica. Poi, secondo me, impiegato in quel ruolo, non so anche, quando anche, parleremo dei ruoli. Sicuramente. La settimana scorsa, sicuramente i telespettatori che ci seguono sempre con costanza sapranno che c'è stato proprio un, diciamo, una divergenza tra Franco Bottaligo, che sosteneva proprio un ruolo sbagliato di Tejo, non trequartista ma mezzala, Luigi Truso invece che sosteneva non difendeva ma diceva forse ancor peggio, non è una questione di ruolo, Tejo non può giocare a prescindere. Una scelta forzata quello di farlo restare nel Sannio, un giocatore che vuole andare via? Non penso una scelta forzata, nel senso, alla fine come dice il mister, se Carli, che di cui condivido la stima, che è il mister, anzi non è assolutamente in discussione, ha ritenuto che questo calciatore potesse essere funzionale al progetto del Benevento, senz'altro ha fatto le sue valutazioni. Penso che abbia fatto un'analisi di quelle che è Tejo, non solo incontrandolo in ritiro, ma in quello che è stata la carriera di Tejo e i precedenti 5 anni di Tejo a Benevento. Mi spiace puntare il dito contro Tejo, che ripeto, l'ho già detto l'altra volta, ritengo un giocatore che ha delle grosse potenzialità, però, e qui mi permetterai una citazione, che era del grande Osvaldo Bagnoli, insomma l'allenatore del Verona dei Miracoli, che diceva il terzin milanese, lui era della Bovisa, e il terzin faccia il terzin, nel senso che i giocatori vanno messi nel loro ruolo. Tejo, mi sono preso la briga di andare a controllare oggi su un sito specializzato perché volevo vedere quante partite avesse fatto da trequartista nella sua carriera, insomma ormai sono parecchi anni di carriera di Tejo, è il sesto anno solo a Benevento, in precedenza aveva giocato altrove. Da trequartista ha giocato nella squinternata stagione dell'anno scorso qualche volta con dei risultati proprio pessimi e quelle di quest'anno. Probabilmente magari il mister potrà vederci anche delle potenzialità, però io penso che in questo momento faccio una... Tejo dobbiamo capire che forse è un grande trequartista, ma ancora non si sa, perché per adesso sta giocando male e anzi gioca meno peggio quando arretra, quando ha il campo davanti, lo ha fatto col Crotone e in parte anche ieri, insomma quando è andato dietro è stato meno peggio che quando giocava davanti. Karić è un grande esterno a 5, è onestamente questa, su questa ho parecchi più dubbi che ti taglio trequartista. E il Kouakibi, no, il Kouakibi non è un esterno ma può giocare dietro da difensore, cioè onestamente con tutto il rispetto per Andreoletti, io penso che lui debba mettere i calciatori nelle condizioni di fare quello che sanno fare, se no facciamo una cosa che abbiamo fatto per vari anni. Noi abbiamo, secondo me, sciupato un giocatore che aveva delle potenzialità, che era Mancini, perché i tecnici si sono intestarditi a fargli fare cose che non sa fare invece di limitarsi a fare quelle che sa fare. Chiaro? Quindi, allora, o Andreoletti, per il mio punto di vista,
capisce che lui fa l'allenatore del Benevento, deve utilizzare le risorse per vincere più partite possibili, che ci sono, e ci sono, e non di, anche perché, e questo glielo dico con tutto l'affetto, perché torno al punto, secondo me Andreotti ha la potenzialità per essere un allenatore importante, molto importante, però prima di lui nel calcio italiano ce ne sono altri che avevano certe potenzialità e adesso fanno altre cose, quindi non è che questo... La gente purtroppo si ricorderà che è venuto il Picerno e ci ha preso a schiaffi, non si ricorderà che lui sta provando a trovare una posizione a Teglio che non ha mai fatto. Quindi questa cosa, forse penso che Cagli in questa settimana, magari in qualche chiacchierata, troverà il modo di fargliela capire. Perché l'idea che abbiamo è che andiamo alla ricerca di esperimenti che magari si fanno ad agosto, però non è possibile. Idem per Improta, che è un calciatore che ha ancora un ritardo fisico. Se Improta deve essere quello di ieri, forse ancora non è pronto per giocare. Poi è chiaro che il pubblico li becca, ma vengono messi in condizioni di non poter rendere al meglio, quindi è come un cane che si morde la coda. Allora fai giocare Teglio e Caric a mezz'ora, fai un centrocampo a tre con Agazzi o Talia in mezzo e forse giocheranno meglio di come stanno giocando, anche perché a destra ogni volta anche che arrivava là Caric... si girava e doveva crossare con l'altro piede, cioè... che ne dica Andreoletti, che ha visto un esterno a 5 fantastico, magari mi smentisce, io sono felicissimo, però il miglior Caric ha giocato da mezzala destra contro il Francavilla, quello ha fatto una grande partita. Sto bene io, quindi Caric è quello il suo ruolo. Teglio magari può giocare dall'altra parte, mette uno in mezzo, meno diciamo, anche perché questo, se hai una squadra che ha dei valori tecnici limitati, magari cerchi di trovare la sorpresa nell'uovo di Pasqua e fai una bella Pasqua. Nel tuo caso hai tutta la tavola imbandita, non devi cercare la sorpresa, basta mettere i piatti a tavola. Paolo Specchia e poi collegamento con Angelo Giuliani che ci racconterà il primo tempo del derby campano. Perché tanti giocatori fuori ruolo nelle ultime partite, soprattutto ieri dove effettivamente anche con le sostituzioni tanti ad un certo punto, Caric terzino basso, Improta terzino basso, che è vero che l'ha fatto anche in Serie A, sì, però lo ha fatto per emergenza. No, ti volevo chiedere, non è che forse il fatto che lui abbia avuto dei problemi in ritiro, ricordiamolo, perché comunque in ritiro non ha avuto la squadra al completo perché c'erano ancora tanti calciatori che poi sono andati via, non ha potuto fare i suoi esperimenti e quindi li sta provando in campionato? Guarda, se così fosse sarebbe un attenuante anche se minima, perché io ieri io conosco Capellini, Berra e Pastina, che possono fare il centrale Capellini, Berra, centrale di destra, o come chiamatelo, Braccetti, io dico sempre centrale di destra, e Passe centrale di sinistra. Oppure, ma se io porto Berra a sinistra o comunque abituato a giocare sul centrodestra, è più facile, mi faccio fregare alle spalle come è capitato, perché l'abitudine di un giocatore che è destrorso, quindi per una vita ha fatto sempre guarda il campo in quella prospettiva, può capitare più facilmente che se ti stai un momento ti fa fregare perché non è sola. Allora mi domando, no? Ma Capellini non sta giocando, per darsi che non piaccia tanto a me. Io quando ho visto Capellini, Berra e Pasti, mi sembrava, poi lui esterno, si dice, sembrava. E qua chi faceva l'esterno, no? Sì, ora ha fatto i braccetti destri. Anche io mi domando, tu hai fatto a me la domanda, ma per me sono cose che l'allenatore che vive la settimana, vive le situazioni contingenti, può anche arrivare a... Però se poi diventa quasi, come credo di aver capito, un po' quasi un tentativo di migliorare quello che già funziona, perché io ho visto un Benevento che senza questa qualità straordinaria che vogliamo cercargli di dare, che probabilmente ce l'ha, però in C... ti devi adeguare alle situazioni. Il Picerno ieri ti ha messo sotto e non sta bene in casa tua. E abbiamo in collegamento telefonico Angelo Giuliani, inviato, che ci racconta un po' il primo tempo di questo derby Casertana-Avellino con i Lupi in vantaggio. Ciao Angelo. Ciao, buonasera Sonia, buonasera ai telespettatori e allo studio. Sì, allora l'Avellino è avanti 1-0 al Pinto, partita che per entrambe ha l'obiettivo, per Casertana e Avellino, di scalare posizioni in classifica, squadre speculari fino al 40esimo, quando poi Cangelosi ha deciso di cambiare dal 3-5-2 iniziale per passare al 4-3-3. Dopo un avvio equilibrato con fasi di studio, al 12esimo c'è stato
il vantaggio dell'Avellino, un lancio in profondità per la corsa di Sgarbi, sicuramente il più positivo tra gli spini al di là del gol, che ha difeso il pallone su Soprano e di sinistro ha battuto Venturi. A dire il vero la reazione della Casertana è stata poca cosa, Curcio, Alessio Curcio molto in ombra a dispetto del grande avvio di campionato in queste prime giornate, un po' di intraprendenza dal solo Tavernelli, ma praticamente la Casertana non si è segnalata per palle gol in questo primo tempo. Vi dicevo che poi l'infortunio dell'ex Baricelliento ha spinto Cangelosi a cambiare, ha messo dentro Visco Carretta e ha riportato la squadra al 4-3-3, ma in realtà al 40esimo l'Avellino ha avuto la grande chance per raddoppiare con Lores Varela, da ottima posizione ha calciato debolmente tra le braccia di Venturi, quindi primo tempo che va in archivio sostanzialmente con l'Avellino meritatamente avanti. Probabilmente la Casertana sta pagando anche questo tour de force di queste prime settimane di campionato, sapete, da ripescata ha dovuto affrontare un calendario piuttosto intasato, con quasi 10 partite in 30-35 giorni, insomma davvero un tour de force impressionante per la Casertana. Sta giocando anche un'altra campana, la Turris, che è avanti 2-0 a Potenza. Turris che viene di distanze, Angelo, il Potenza 1-2 ora il risultato. Ha accorciato il Potenza, sì, fino a poco fa i gol di Giannone e Dauria. Turris che viene da 3 sconfitte consecutive e quindi ha l'obbligo di riscattarsi, per ora lo sta facendo. Va bene, se riterrai opportuno ci sentiremo poi anche per la fine della partita al Pinto. Assolutamente sì, con te ci risentiremo proprio a fine partita, così insomma ci darai il quadro completo di questo derby, tanti derby campani, ben 6, quindi insomma sotto questo aspetto il divertimento non mancherà. Abbiamo parlato dei giocatori fuori ruolo, abbiamo parlato anche della difesa, che a me ha un po' sorpreso, perché a Cerignola l'emergenza ci sta per il turno di riposo a Capellini, per cui Pastina centrale, Berra che a sinistra, il Kawakibi a destra, e la difesa ha fatto molto bene, tant'è che è stata esaltata nell'ultima trasmissione. Aveva superato la prova, forse note positive solo verso la difesa, però poi giochi in casa, ai Capellini, logica vuole che Pastina, Mancino, torni Braccetto a sinistra, Capellini centrale e Berra a destra. Però vediamo come ha risposto Andreoletti sulla difesa e sulle sostituzioni in generale. Allora, parto dai cambi, parto dalla scelta di Pastina. In quel momento volevo attaccargli in ampiezza e andare a chiudere i cross, tant'è vero che anche in 10 abbiamo fatto gol in questo modo. Avevo bisogno di togliere un difensore e mettere un attaccante in più, e quindi la scelta di Pastina era di togliere il difensore, secondo me, in quel momento per caratteristiche meno bravo a difendere a campo aperto, in quanto credo che Kawakibi e Berra siano due giocatori che abbiano le caratteristiche per quanto riguarda il dinamismo più consone per difendere a campo aperto, cosa che in quel momento potevamo rischiare. Per quanto riguarda Talia, è un giocatore che abbiamo incensato più e più volte, è un giocatore dalla grande voglia, dalla grande determinazione. In quel momento secondo me ci voleva un più di personalità, motivo per cui ho lasciato Teio in campo, perché ripeto, Andrea ha queste caratteristiche, se la fa dare sotto pressione non possiamo pensare che quelle caratteristiche le abbia un ragazzo del 2003 che sta facendo cose straordinarie. Pompilio, Talia fuori, resta dentro Teio per personalità. Mi sembra che Talia abbia una personalità incredibile. Sicuramente una anche nei momenti di difficoltà, ricordo veramente sfide complicate. No, è una bella sorpresa, aveva già fatto bene lo scorso anno a Potenza, si sta confermando, anzi sta facendo un campionato migliore quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso, quindi è una bella sorpresa, un ragazzo che sta crescendo bene, anche se qualche volta che sbaglia qualcosa, però poi si riprende subito, quindi si riesce a buttarsi l'errore immediatamente alle spalle, quindi questa è una dote fondamentale, soprattutto il ragazzo giovane a quell'età. E, io sulla sostituzione è giusto che l'allenatore si prenda le sue responsabilità e la faccia. Da fuori, insomma, Talia sembrava che stesse giocando una partita. Non voglio dire che, insomma, diciamo che Teio, come ho detto prima, è andato un po' meglio dietro, quindi questa cosa penso che tra tutte quelle che ha fatto Andreoletti è quella che ha fatto meno danni, ecco. Non, anche se è stata sul momento poco comprensibile, però mi rilascio a quello che ha detto lui e a quello che ho detto prima io. Ho dovuto cambiare, ho tolto un difensore, ho messo un attaccante e abbiamo ripreso la partita. Non è che puoi pensare di partire sempre da 0 a 1 e dover riprendere le partite, certe scelte le puoi fare pure dal minuto 0. Poi niente, passo la parola.
Mister, sicuramente ecco anche la spiegazione che dà su Pastina, lasciare due difensori più veloci. Ci può stare, cioè, nel senso è logica, a campo aperto, a quattro centrale, quello meno abile negli spazi, meno veloce, meno disponibile, a cambiare. Però ecco, tornando al discorso della personalità, il centrocampista è quello che deve essere in una zona nevralgica dove bisogna stare attenti, non sbagliare, quindi sbagliare poco. Io Italia l'ho visto sbagliare quasi nulla. Chi ho visto sbagliare? Teglio, tanti passaggi. Allora, nella valutazione del centrocampista, io devo avere uno lì che non mi sbaglia, che se sbaglia, è come stava succedendo. Sì, 3-2. Ragazzi, prendiamo gol. Cioè io veramente rimango, io capisco che un allenatore ha la coscienza e la consapevolezza di quello che dice conoscendo la rosa e portando avanti un discorso di favorire la squadra che ha fatto un bel pari insperato e quindi esalta, però non so fino a che punto ci deve credere al fatto che Teglio possa essere un giocatore determinante in quella zona, perché dice ha fatto meno bene, ha fatto meno male. Beh, forse sì, ma io non ricordo qual è il ruolo di Teglio nella sua carriera. Lo ricordiamo quando ha fatto carriera più. Una volta giocava centrocampista, una volta faceva non giocare sotto punta, cioè quasi. Cioè, non è un giocatore da cui Andreoletti, credo, possa aspettarsi chissà che. Allora, c'ho un giocatore giovane che sta facendo bene. Io insisto, me lo cocco, lo tengo perché è la mia forza in quel momento. E non io, e non aspetto altre cose. Vado avanti con queste certezze. Benevento è una piazza che ha bisogno di certezze, di volare sulle ali dell'entusiasmo. Se avesse perso ieri come dato vicino, e non usiamo quindi. E non ci facciamo, vogliamo coprirci gli occhi, abbiamo visto il Picerno ha dominato in casa del Benevento e io non posso essere così felice, questa cosa mi turba nel senso che lo conosco poco, ne ho tessuto le lode l'altra volta, alla luce come l'ho sentito, ho visto la partita oggi, lo metterò sotto la lente ingrandimento, non perché voglio sperare che sbagli, ma perché forse anche nella mia posizione sono stato fin troppo prodigo di complimenti e Benevento è una piazza che ti può pesare. Ora c'è un documentario su Beckham, Amedeo, non so se l'hai visto, ricordo però che quando andò dal Manchester United al Real Madrid ebbe grandi difficoltà perché c'era un calciatore come Figo che giocava nel suo ruolo e lui dovette adattarsi perché fu messo più basso e dovette adattarsi e le prime partite fece male, poi chiaramente parliamo di un grande campione. Quanto è importante, andiamo al Benevento, andiamo a voi calciatori, quanto è importante essere messi nel proprio ruolo per avere la sicurezza di far bene? Perché alle volte ecco, si parla di continuità e quella sicuramente è fondamentale, però anche di sicurezza, perché le cose poi in ritiro uno le prova in allenamento, è fondamentale per voi avere questa sicurezza? Come dicevo prima, stiamo lavorando su dei meccanismi che magari ora non ci riescono benissimo, ma perché in ritiro avete avuto più difficoltà? Sì, in ritiro eravamo partiti a lavorare con la difesa 4 e il mister ci chiedeva altre cose. Poi dopo la prima sconfitta con la Turri siamo passati a giocare con la difesa 3 e sicuramente ora ci chiede altre cose. Dobbiamo assimilare bene i meccanismi che ci chiede il mister, però come dicevo prima penso che siamo sulla strada giusta. Giancarlo, velocemente poi andiamo in pubblicità. Stanno assimilando il Benevento a tempo, il campionato di ci aspetta? Ma forse un po' di verità su quel fatto c'è, magari proprio che il ritiro è stato un casino, cioè i giocatori devono andare via, i giocatori che tornano, però sono anche 8 partite adesso. Qualcosina si dovrebbe iniziare anche a vedere, onestamente, soprattutto l'ultima partita forse abbia fatto un passo indietro. Io resto della mia opinione, io se mi mettevano al mio ruolo davo 100, poi mi mettevano un altro ruolo cercavo di darlo, ma non ci riuscivo a darlo 100, quindi per me il trucco è sempre quello, un buon allenatore, senza togliere nulla a Andreoletti, chiaramente in generale dico, è la prima cosa che deve fare, lo dice sempre Capello, è mettere i giocatori al loro posto. Già se fai quello hai fatto il 50%, poi le tue idee li puoi anche gestire come vuoi, però i giocatori devono stare al loro posto, cioè se no è un casino. E ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario, poi ancora tanta carne a cuocere, quindi ancora con Otto Cianne. Ed eccoci di nuovo in studio, chiaramente stanno ancora chiacchierando, ma perché i temi sono caldi, c'è voglia di parlare, è anche un piacere parlare di calcio e comunque con tutte le critiche che stanno piovendo su Andreoletti va detto che alla fine il Benevento resta imbattuto, comunque è un punto sicuramente importante, però
le aspettative sono elevate. Sentiamoci però anche sul reparto offensivo, su Ferrante, questa è stata un po' la mia domanda ad Andreoletti, perché nelle ultime partite l'ho visto un po' solo e senza palloni importanti, lui che aveva preso confidenza con il gol ed è importante per un attaccante. Sentiamo Andreoletti. Sì, obiettivamente è chiaro che è un giocatore in questo momento, forse abbiamo creato moltissime aspettative all'inizio, è un giocatore che è arrivato dal quale puntiamo molti, sul quale puntiamo moltissimo, perché è il nostro bomber, il nostro giocatore dal quale anche sotto porta ci aspettiamo tanti gol, però poi Alexis è devastante quando per disponibilità, e quindi quando un giocatore, un centravanti ti dà quella voglia e determinazione sei disposto anche a sopportare magari meno qualità. Sono convinto che con la condizione ora sta provando a metterci testa nel centrare gli obiettivi che gli do, che non sono semplicissimi, non sono manovre scontate, ci sta provando, e in questo momento sta perdendo un po' di lucidità sotto porta. Però ripeto, come ho detto di te, io come potrei dire di tutti, finché questi ragazzi mi danno questa disponibilità io sono disposto a perdonare qualsiasi errore tecnico. So che magari il giornalista, la stampa, il tifoso è giusto che lo facciano, che non siano contenti quando un giocatore sbaglia un passaggio, ma dal mio punto di vista, per il mio modo di vedere i miei calciatori, la richiesta primaria è che lasciano il cuore in campo, e quando lasciano il cuore in campo allora sono disposto a sopportare qualsiasi tipo di errore e a dargli una mano. Se perdiamo quello allora poi diventa complicato, però per quanto riguarda i calciatori del Benevento di oggi sono eccezionali come atteggiamento, me li tengo stretti e ripeto, sono convinto che con questa mentalità e con questo atteggiamento potremo fare un campionato di livello. Pompilio, involuzione Ferrante, avevamo aspettative troppo elevate o è lasciato solo? No, io penso che Ferrante la sua partita se la giochi sempre, è una questione di, secondo me, io ripeto, il miglior Ferrante adesso l'ho visto col Francavilla quando giocava insieme a Marotta, quindi è un attaccante che non può reggere il reparto da solo, anche perché quello più vicino è Ciano in qualche caso, che è un giocatore che ha delle caratteristiche balistiche strepitose, forse non ce l'ha nessuno nel nostro girone, ma ha una mobilità insomma non così, non è la sua caratteristica principale. Oppure a Teglio, ne abbiamo parlato fino a 3 secondi fa, preferisco non ripetermi, e non, insomma, anche perché non mi sembra giusto anche rispetto a Teglio, che secondo me di tutta questa storia, diciamo, sulla collocazione tattica non è che decide lui dove vuole giocare. Io credo che Ferrante abbia bisogno di giocare con un'altra punta o con giocatori con caratteristiche diverse, e va cercato in maniera meno scontata, perché in questo momento noi stiamo facendo un gioco molto semplice che però lo legge anche un allenatore di terza categoria, che è palla al centrale, appoggia all'esterno, l'esterno appoggia al centrale di centrocampo, alla, diciamo, sedicente mezzala, cross in verticale dritto per dritto per Ferrante, che cerca l'imbucata battendo sul tempo il difensore. Alla seconda partita, che provi quella soluzione 5-6 volte in una partita, non te la lasciano più, perché lo prendono stretto o tengono la difesa bassa, e quindi a quel punto Ferrante non ha più lo spazio per fare quella giocata. O metti un'altra punta che può dialogare con Ferrante, che oppure diventa un'arma spuntata. Quindi non credo che le aspettative, non sono d'accordo anche su questo con Andreoletti, non credo che le aspettative nostre siano sbagliate, perché penso che sia un buon giocatore, ne abbiamo parlato la prima volta che sono venuto ed era appena arrivato ed era un po', non un oggetto misterioso, però era un giocatore che volevamo vedere. Per adesso è andato bene, secondo me è un giocatore che ci mette, la sua partita se la gioca sempre, poi non è che tutti possono vincere le partite da soli, però va messo nelle condizioni di poter giocare insieme a qualcun altro, non può avere il compagno più vicino a 40 metri. Mister, però a favore di Andreoletti va detto che entra Marotta e segna sul rigore, e poi alla fine ha segnato Kubica, anche lui subentrato, quindi comunque le scelte sono state giuste. Queste scelte indovinate l'hanno fatto essere così positivo, così anche pimpante, perché se non fosse stato così forse non aveva questa stessa sicurezza. Ma tornando appunto a quello che ha detto lui, io conosco poco Ferrante, però mi ha dato l'impressione che è un grosso attaccante, ma se si deve mettere sulle spalle il peso di un intero attacco, perché non è supportato adeguatamente, la sua valenza sminuisce tantissimo. Se c'è un compagno vicino, che sia Marotta o un altro, ma giocando in due diventa devastante, perché è furbo e rapido, l'attenzione verso il gol la finalizza lì perché c'è un altro, così da solo veramente viene mortificato. Allora io posso capire, fuori casa magari l'attaccante ti dà poco, puoi giocare con Ferrante
e un altro sottopunta. Ma se io gioco in casa a Benevento, credimi, ha recuperato il risultato con due attaccanti, ma deve pensare che a Benevento deve giocare in casa con due attaccanti e sistemarsi poi con il resto. Se io ho giocatori come Marotta e Ferran, devo giocare con due attaccanti fuori casa, posso, in campi difficili posso anche andarmi a giocare la partita in maniera diversa, con un'attenzione tattica diversa, in fasi non possesse, in fasi di piegamento, ma in casa devo sfruttare la forza dei due attaccanti. Giancarlo, va anche detto però che con il rosso di Marotta la squadra si trova in inferiorità numerica e non la perde. Sì, ma per l'amor di Dio, no, ma nessuno, non è che noi stasera adesso stiamo buttando tutto, cioè, è perché però un'analisi la devi anche fare, cioè, questi problemi l'abbiamo detto, il secondo tempo con Cerignola, in casa col Crotone, tu perdevi 2-0, non è che ti possa andare sempre bene, quindi qualcosa di fondo, qualche problema di fondo c'è, come magari non è che noi stiamo dicendo che è tutta colpa di Teio, perché non è solo il Teio, anche il Caric che tu metti esterno a destra, quando noi l'abbiamo visto, chi è che sta a Benevento e che vede le partite lo sa, Caric dà il massimo se tu lo metti in mezzo al campo, gli fa fare il Gattuso della situazione, che va a rubare palla, che corre a corsa e poi la deve dare la palla, è finito lì. Non puoi usare Caric, per esempio abbiamo giocato una volta con Caric e Teio sotto punta, ma Caric, cioè un altro, noi il Caric che conosciamo noi non è questo. A Picerno contro il Brindisi, perciò mi ha corretto lo stesso Improta a corsa è uno che fa la fascia, però se tu Improta lo metti a sinistra, domenica è successo, io stavo in tribuna, è successo 3-4 volte che lui è andato, poi arrivava lì quando doveva puntare, si vedeva che doveva andare di là, ma non ci voleva andare, perché là poi lui non è portato a fare il cross subito di sinistra, allora rientrava e perdi un tempo, quindi noi solo questo stiamo analizzando, che forse per gli uomini che ci sono, messi in un certo modo, si potrebbe migliorare la situazione. Nessuno lo sta ammazzando Androletti, perché anche perché abbiamo 15 punti, però partiamo da qua, partiamo da questi 15 punti, ma è anche ora che insomma la sistemiamo se vogliamo fare un campionato, penso, di vertice, perché ecco l'Avellino sta arrivando, le squadre grosse, il Catania, cioè tu dovrai affrontare anche queste squadre e non potrai. Catania ha perso Crotone pure, però sono squadre che tu dove non, se non giochi non lo fai il risultato, non è come il Picerno. Amedeo, va anche detto tra l'altro che Carli e Androletti hanno avuto un ruolo difficilissimo quest'estate, perché bisognava rimettere al posto giusto tutti i pezzi, perché era una squadra devastata dalla retrocessione. Ecco, quanto è stato difficile, quanto sono state importanti le loro parole per ritrovarvi, tanti nuovi, però c'era proprio quell'alone, no? di sventura, di sofferenza attorno alla squadra. Sicuramente non è stato facile ricostruire la squadra dopo l'annata disastrosa dell'anno scorso. Anche quando sono arrivato io c'era un'area di negatività. Anche in ritiro c'erano tanti giocatori che volevano andare via e per fortuna se ne sono andati. Ora piano piano stiamo costruendo, secondo me, qualcosa di importante. Siamo ripartiti dal gruppo, che è, secondo me, la cosa fondamentale, e poi si può lavorare su tutto il resto. Però il gruppo, secondo me, in un campionato come quello di Serie C fa la differenza. E va detto che questo Benevento comunque ha dimostrato di avere un'anima, come ce l'aveva l'anima un altro Benevento, quello di Walter Lopez, che è collegato con noi via Skype. Ciao Walter! Ciao, buonasera. Allora, in studio con me Pompilio Capozzi, un tuo estimatore, innamorato di quel Benevento, poi ex allenatore, sempre del Benevento, opinionista oramai veramente di fama, Paolo Specchia, ex ala, lui rispetto a te era un esterno d'attacco, Giancarlo Zotti, e poi il calciatore del Benevento, difensore, Amedeo Benedetti. Voi lo conoscete già, non devo fare presentazioni. Walter, stai seguendo questo Benevento? Hai seguito la partita di ieri? Sì, bueno, Benevento uno lo segue sempre, non perché un pezzettino del cuore è rimasto là. Questa partita di ieri non l'ho vista, perché ieri era il mio compleanno, tra l'altro, e niente, mi sono alla famiglia e agli amici, però uno sta sempre al tanto di tutto, e niente, questo Benevento a questo punto che ha preso ieri, diciamo che non ha fatto che la Juve Stabia vada via più punti, no? Però sì, uno sta sempre attento a tutto quello che succede nel mondo Benevento.
Ma che potenziale ha questa squadra? Secondo te può fare l'impresa, quell'impresa? Tu arrivassi a gennaio, se non erro, nel Benevento di Auteri, e poi chiaramente ci fu proprio da gennaio in poi la cavalcata. Ecco, dove può arrivare e secondo te che campionato è? Perché insomma sembra abbastanza livellato al momento. Sì, la Serie C e il girone C soprattutto è stato sempre più difficile. Io ho giocato nel girone C, nel girone A e non ci sono paragoni, no? Penso che parlando del Benevento c'è una squadra che può arrivare all'obiettivo non tranquillamente, perché ti ripeto, il campionato è molto difficile del girone C. Per il Benevento penso che sulla carta c'è una squadra molto forte. Senti, quanto è importante per un calciatore, ne parlavamo prima, giocare nel proprio ruolo? Spesso adesso, soprattutto nel calcio moderno, si tende un po' ad adattarli, a cercare il calciatore duttile che possa far bene ovunque, però quanto è importante per un calciatore avere una sicurezza nel proprio ruolo? È fondamentale. Poi tante volte l'allenatore anche io dico sempre che le categorie sono fatte apposta, no? Perché giocatori che giocano tanti anni in Serie A magari possono fare due o tre ruoli e lo fanno bene, però mano a mano che scendi di categoria, un giocatore di categoria minori le chiedi di fare due o tre ruoli diversi e un pochettino si perde. Per giocare nel ruolo naturale penso che è una cosa molto importante, no? C'è Pompilio per te. No, non avevo domande per Lopez, solo fare una chiacchierata con lui, nel senso che in questi anni, poi soprattutto negli ultimi anni, parecchie volte abbiamo detto qua ci vorrebbe un giocatore come Lopez. Mi ha fatto molto piacere un passaggio in un intervento di Carli quando ha fatto la conferenza stampa, che reputo fondamentale, che se fosse possibile ancora di più ha cresciuto la stima nei confronti di Carli, quello di aver individuato un problema, nel senso, io voglio una squadra di persone che abbiano voglia di giocare nel Benevento e che incarnino bene lo spirito del Benevento. Ecco, Walter penso che abbia incarnato quello spirito al massimo e quindi lo ringrazio per quello che ci ha dato e mi farebbe piacere che tanti riuscissero ad emularlo. Avevate tanta fame, vero? Grazie. Sì, noi come si parlava prima, c'avevamo un gruppo, la verità, dei uomini spettacolare, che ci dicevamo le cose in faccia e chi la diceva e chi la riceveva canalizzava tutto nel verso giusto. Tante volte ci sono state litigate tra di noi, ma dopo chiudevamo lo spogliatoio, parlavamo sempre a quattro occhi e niente. Penso che la parte del gruppo è fondamentale, poi avere quei due o tre giocatori con la personalità giusta fa sempre comodo, dare una mano anche alla società, all'allenatore di turno, perché penso che è molto importante la gestione dello spogliatoio in una squadra importante come il Benevento, che c'ha tanti giocatori blasonati per la categoria. No, ripensavo adesso a un episodio della partita col Crotone, quando quel calciatore del Crotone ha deciso di esultare in maniera un po' provocatoria sotto la curva. E, sì, facendo vedere il tatuaggio del Crotone. Esatto, e Amedeo è corso a riprenderlo a brutto muso. Ecco, una cosa del genere non accadeva ai tempi di Lopez. Magari quando c'era Walter rischiava di finire addirittura nel fossato. Però, insomma, è stata una cosa che incarna bene lo spirito che la città di Benevento si aspetta dai propri calciatori. Ecco, Walter ci dava tanto in questo senso. Hai ricordato, mi devo un po', Walter, ma che è scattato nella tua testa? Tu ti sei accorto che era un tatuaggio? No. Hai visto solo un gesto brutto? Ho visto che faceva vedere il tatuaggio verso la curva, però non avevo capito bene che fosse un tatuaggio dell'Avellino. Mi ha dato molto fastidio il gesto di esultare sotto la nostra curva, per quello ho perso un po' la testa. Giancarlo Zotti per Walter Lopez. Innanzitutto buonasera, io ero un grosso estimatore di Walter, un giocatore davvero eccezionale, tempi di inserimento, piede fantastico, quindi non stiamo qui a elogiarlo. La cosa che vorrei sapere, un giocatore come te con questa grossa personalità, pensi di restare nel mondo del calcio per il tuo futuro? È nel mondo del calcio, vero Walter? Sì, sì, io sto lavorando, ho aperto la mia agenzia di agente sportivo e per fortuna sto lavorando molto bene. È molto difficile rimanere attaccato al mondo del pallone, però per fortuna ce l'ho fatta. Adesso niente, lottiamo da questa parte
sto dando una mano a tanti ragazzi, però sì, sono rimasto nel mondo del calcio e sono molto contento di questa nuova vita. Vai senz'altro bene, in bocca al lupo. Beppi, grazie. Allora, ti rubo proprio un'ultima battuta, una caratteristica che deve per forza avere questo Benevento per poter magari, ce lo auguriamo, vincere il campionato. Prima di tutto devi lottare tutte le partite, perché torniamo sempre al discorso del girone. Il girone C è difficile, il Benevento ha partito molto bene, io penso che è importantissimo non perdere, diciamo, il livello agonistico, perché le partite di Serie C tante volte come questa se pareggiano all'ultimo e l'episodio ti fa vincere o perdere la partita, e io penso che devi fare di tutto sì che questi episodi vengano a favore tuo. Però penso che in questo girone, diciamo che la forma agonistica è molto importante. È vero, la forma agonistica è quello un po' che abbiamo detto prima. Qualità sì, importante, però occhio, l'agonismo in Serie C, nel girone C. Scusa, Sonia, oggi i giocatori a calcio giocano tutti, perché si allenano tutti uguali e tutti hanno i mezzi. Penso che la differenza, il Benevento a livello qualitativo è molto sopra a tante delle squadre del girone, perché, come ti ho detto, c'è giocatori molto importanti. Però appena passi il livello agonistico, vai in difficoltà. E allora io ti ringrazio, Walter, ti faccio un grosso in bocca al lupo. Mi raccomando, vieni a vedere qualche partita del Benevento. Sì, sto programmando il giro, dai, mo penso che a novembre qualche partita me la vengo a vedere. Dopo che hanno fatto, ha tornato Marotta, Cigialetti, tutti, dai. È vero, è vero. Bene, ringraziamo Walter Lopez. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Un abbraccio a tutti. Ciao, grazie. Grazie, grazie a Walter Lopez. Che giocatore che era, Pompilio. Fantastico. Era, vabbè, aveva la garra sudamericana. Quello fu l'acquisto azzeccato. Sì, penso che poche volte nella storia del Benevento un acquisto nel mercato. Poi arrivò con Baroni a gennaio, quando venne Viola, che si formò, sì, quel centrocampo. Poche volte, però l'impatto che lui ha avuto fu veramente devastante, anche perché era anche una società che aveva qualche problemino in più. Loro fecero veramente un miracolo, nel senso Auteri fu eccezionale, fece da tutto, perché non ha, la proprietà era un po' meno chiara di quella di adesso, ecco, mettiamola così. E Auteri fece un gruppo di granito con gente di livello importante. Credo che fu l'unico acquisto a gennaio, però fu la tessera del puzzle che mancava, anche perché in quel caso, ecco, lì facevamo una bella difesa a tre, però aveva un'uscita di palla un po' diversa, vabbè, magari ci arriviamo. Però aveva Melara a destra e lui a sinistra, due calciatori che avevano gamba e piede, tutti e due. E ci arriviamo, perché hai aperto un discorso interessante, però noi ci fermiamo per il secondo blocco pubblicitario e poi parleremo di Modulo e dei calciatori che ha questo Benevento per fare i tanti moduli, o magari non tanti ma uno solo, lo vediamo tra poco. Rieccoci in studio e andiamo avanti con la prossima slide del nostro Giuseppe Andrita. 4-3-3 archiviato, ed ecco che ci torniamo, Pompilio, proprio perché effettivamente lo diceva anche Amedeo, il Benevento e il ritiro ha lavorato per il 4-3-3, che è il credo di Andrioletti, poi colpa degli infortuni, perché va detto assolutamente, e per via della sconfitta a Torre del Greco contro la Turris ci fu questa variazione di modulo che ha portato a dei risultati. Ma secondo te Andrioletti effettivamente sta pensando di cambiare credo, o ci tornerà al 4-3-3? Questo non lo so, dovevi chiederlo Andrioletti ieri. Mi sembra che le scelte... Il tuo auspicio, allora, dai. Ma il mio auspicio, penso di averlo già detto, io credo che almeno l'impressione avuta dall'esterno è che abbiamo costruito una squadra per giocare con la difesa a 4, perché abbiamo preso alcuni centrocampisti, tanti centrocampisti con certe caratteristiche, dei difensori con alcune caratteristiche, non abbiamo preso altri giocatori che sarebbero serviti per giocare con la difesa a 3, e magari fare il 4-3-3, perché la domanda che io mi faccio è, guardando le ultime partite,
sperando che Ciciretti torni disponibile a breve, insomma, credo che non mancherà poi così tanto. Però noi abbiamo Carfora, abbiamo Ciciretti, abbiamo Bolsius, abbiamo Ciano e volendo abbiamo Improta. Sì. Cioè tutta questa gente come gioca nel modulo che sta facendo Andreoletti? Beh, come che giochiamo? Giochiamo con Ferrante nel deserto dei Tartari e gli altri che qualcosa non... Sì, Ciano, io non l'ho detto qui, ne parlavo in un'altra circostanza, anche Ciano come attaccante esterno, benché ieri qualcosa che ha fatto, l'ha fatto dall'esterno, il rigore viene da là, il cross viene da là, ma io ripeto, Ciano ha delle capacità balistiche strepitose, cioè non è un giocatore che con la Serie C non c'entra nulla. Tra l'altro l'ho chiesto a Ciano il suo ruolo preferito e ha detto che lui preferisce giocare come seconda punta accanto a Ferrante o a Marotta. Ma Ciano tendenzialmente già quando era un po' più giovane giocava lì, perché non che sia anziano, però è un giocatore chiaramente col passare degli anni non è che guadagna mobilità, semmai perde qualcosa a discapito dell'esperienza, della furbizia, della conoscenza. E secondo me, anche perché faccio la partita con la Turris, il Benevento per 25 minuti fa una partita strepitosa, poi delle cose vanno un po' male, prendiamo un gol, il primo gol, la prima occasione, il rigore, perché in realtà gigioneggiamo su una azione nostra e prendiamo una ripartenza che non dovevamo prendere, però non è una questione di difesa a 4 o difesa a 3, anche perché anche con la difesa a 3 stiamo prendendo dei gol discutibili, quindi la squadra non è che dà questa immagine di solidità. Allora, personalmente, però parlo da osservatore esterno, io credo che questa squadra è stata progettata per giocare col 4-3-3 e magari Andreoletti tolga, insomma, valuti l'idea di abbandonare la difesa a 3 che viene vista un po' come coperta di Linus, però va bene in una situazione di emergenza o contingente alla partita. Ti faccio un esempio volutamente forzato, il Milan l'ultima partita ha messo in porta Giroud, che per 5 minuti è stato anche un buon portiere. Non penso che la prossima partita con la Juve vedremo Giroud in porta. Quindi delle situazioni contingenti, se tu hai fatto un progetto tecnico di un certo tipo, non le puoi mettere in discussione perché hai perso a Torre del Greco. Perso peraltro in una partita che se Ciano segna gliene fai 7. Quindi questa cosa io non... perché poi chiudo, non voglio togliere spazio agli altri ospiti. Credo che per giocare con la difesa a 3 hai bisogno di esterni che hanno caratteristiche diverse da quella che hai. Amedeo ha giocato sia a 4 che a 5. Io onestamente, siccome l'avrò visto giocare 50 volte, visto che tra quando ci siamo affrontati, lo preferisco quando gioca a 4, non quando gioca da quinto. Di tutti gli esterni che ha il Benevento, teoricamente che possono giocare, quello che forse è meglio se fosse lui che si adatta è Improta. Il resto ha i giocatori che o non hanno piede o non hanno gamba per giocare a 5. Tutto qua. Mister, Andreoletti ha provato diversi moduli, il 4-3-3 all'esordio con la Turris, poi ha fatto anche il 3-5-2, ricordavate la bella prestazione col Francavilla, e poi ha fatto il 3-4-2-1 in diverse partite. Lo abbiamo visto anche col Brindisi a Picerno, dove c'è stata la vittoria, però anche a Cerignola pareggio e ieri col Picerno altro pareggio. Ecco, secondo te qual è il vestito che calza meglio al Benevento? Guarda, io credo che partirei da quest'altra convinzione che deve avere un allenatore. Se io ho un modulo di riferimento, un sistema, per essere più corretti, 4-3 che mi piace, che è sempre stata la mia carta di riconoscimento, poi per un incidente lo cambio, mi ha un po'... Perché passare a 3 con la squadra forte che hai? Per me veramente una squadra forte può usare qualsiasi sistema che sia gradito dall'allenatore, però ecco, la domanda è: perché Andreoletti appunto spesso ora sta ricorrendo a questo discorso di un'unica punta e una sottopunta quando c'è un potenziale molto molto più alto? Perché per me la sottopunta o due sottopunte e una punta è comunque un sistema, ma deve avere delle caratteristiche per cui i protagonisti e gli altri ruoli, i tre dietro, non essere tre dietro
e i due esterni, non essere due esterni che hanno qualità per fare gli esterni, se uso questo sistema, altrimenti cioè, deve essere lui che alla luce degli uomini che ha. Io non ti posso dire, io conosco poco il Benevento, nel senso non l'ho visto lavorare, l'ho visto 5 volte, 4 in televisione, ma non posso addentrare in dirti qual è il sistema e i giocatori che rappresentano meglio i ruoli di questo sistema, che io ti direi, sarà lui che deve trovare il sistema di difesa. Però la cosa che mi sorprende, se io ho fatto in passato, ho vinto col 4-3 e lo voglio riproporre a Benevento, poi mi avete detto di qualcosa che io forse non, il fatto del ritiro, ma quando poi parto e parto a Torre del Greco usando il 4-3, perdo e poi non lo uso, sono subito andato alla ricerca. Allora, se volevo maggiore, direi, ermeticità, io faccio notare che il Benevento c'ha 8 gol subiti, sono troppi, perché la Juve Sabbia ce n'ha 2, i 5 ce l'ha il Foggia, 5 ce l'ha l'Avellino, 5 ce l'ha il Catania, 6 il Cerignola, il Benevento piglia troppi presso una squadra che punta a vincere. Allora, se io sono tornato all'indietro, cioè cercando magari di usare tre difensori perché mi voglio dare più solidità, ma non sto realizzando il progetto perché subisco troppi gol, è un dato di fatto. Allora forse sarebbe il caso che lui si interroga, conoscendo anche meglio. Guardi, io sono del parere che anche Andreoletti non conosce a fondo tutti quelli che ha, perché i giocatori come Improta, voglio dire Karic, e soprattutto abbiamo detto Teglio, lui non li ha visti giocare ultimamente, lui faceva l'allenatore lontano da qua, non ha potuto conoscere appieno la rosa dei giocatori, quindi magari conoscendola meglio, auguriamoci per il Benevento e per lui che a breve si possa avere il meglio del meglio, perché così facendo già siamo secondi, possiamo, il Benevento è uno squadrone per me. A me dico, perché il Benevento prende troppi gol? Ma sicuramente dobbiamo lavorare su questo aspetto, ci dobbiamo lavorare in settimana e dobbiamo cercare di subire meno sicuramente, ma non solo a livello difensivo. Ieri dobbiamo... non c'era, infatti, bravo, perché dicevi non solo a livello proprio di difesa, ma di fase di non possesso. Ieri effettivamente il centrocampo era un buco dove il Picerno si infilava facilmente, quindi diventa anche complicato per i difensori, no? Ah, sì, sicuramente dobbiamo, a partire dagli attaccanti, dobbiamo essere bravi tutti a fare sia la fase difensiva che la fase offensiva. Ci dobbiamo dare una mano a partire dall'attaccante fino ad arrivare ai difensori. Giancarlo, secondo te sul primo gol, dove comunque Berra effettivamente dimentica un po' l'attaccante del Picerno, ha colpe Pagliari? È un colpa, sì, perché secondo me un po' lui poteva restare anche un po' più in porta, perché comunque l'attaccante non è che poi avesse tutto questo spazio per andare, quindi se lui magari stava in porta riusciva a chiuderla meglio, però quelli poi sono degli attimi, istintivamente ha pensato di uscire, ha visto superato Berra e poi non è riuscito a posizionarsi bene però se tu vedi la cosa importante, come diceva lui, di migliorare la fase difensiva, il gol l'abbiamo preso con una palla a terra che si è inseriti da dietro, e il secondo gol la stessa cosa, una palla lunga che ci ha infilato e questo si è inserito da dietro, il rigore, e abbiamo fatto il rigore, quindi là è proprio una questione di attenzione, di meccanismi, come dicevamo, e anche nei movimenti, ne parlavamo a microfoni spenti, se tu c'hai un mancino sul primo gol, lui e Berra, se tu lo vedi, mettono la palla, lui si gira per cercare di andare a prendere, là il mancino invece si sarebbe già trovato pronto per intervenire. Quindi sono tutte cose, piccolezze, vedi, che poi in una partita ti portano magari a non fare risultato. E per te qual è il modulo migliore? Allora, la prima cosa, io ho visto la C, mo era un po' di tempo che non la vedevamo, e onestamente io penso che il livello tecnico sia basso, quindi la cosa, prima cosa da fare è calarsi in questa realtà dal punto di vista della mentalità, cioè nel senso, qui bisogna battagliare, soprattutto fuori casa. Il Potenza ha pareggiato 2-2. Ecco, per dirti, ci sarà un campionato in casa e un campionato fuori casa, campi brutti, campi stretti, quindi dovrai andare là, essere pronto, predisposto a fare anche un altro tipo di partita. E il modulo è chiaro che è importante. Per me, per i giocatori che abbiamo, il 4-3-3 era l'ideale. Così, anche come diceva... Ci tornerà secondo te, Pompilio non mi ha voluto rispondere. Ci tornerà, ma se, come dicevano pure il mister, il mister ha fatto il mister, quindi penso che aveva un suo modo di interpretare le partite, di mettere in campo la squadra. Non è che poteva come dicevamo, c'è la situazione di emergenza, magari una partita importante cerchi di modellare la tua squadra rispetto all'altra, ma le partite
partite importanti, però per il resto se tu hai un modulo e sei bravo ad interpretarlo, perché lui se poi l'abbiamo preso è perché penso hanno visto che giocava bene, e quindi se tu sei bravo a fare quel modulo io penso devi tornare, ma anche perché io penso che Benevento abbia i giocatori adatti per fare il 4-3-3. Il Sorrento a Potenza, abbiamo analizzato la sfida col Picerno, abbiamo detto un punto sicuramente importante perché la squadra si è trovata due volte in svantaggio, quindi poi alla fine riuscire a racimolare il pareggio e l'imbattibilità al Vigorito è stata una cosa buona, però abbiamo anche dovuto sottolineare quelle che sono delle preoccupazioni per un Benevento che effettivamente ha un potenziale enorme. Quello che diceva Andrioletti per Ferrante vale per il Benevento, lo diceva che avevamo aspettative troppo elevate per Ferrante, abbiamo aspettative elevate per il Benevento perché effettivamente molti addetti al lavoro, Pompilio lo dicono, è la squadra forse più attrezzata assieme al Catania, se vogliamo parlare, perché il Crotone, come dicevi tu, ha perso delle due pedine importanti. Però ci guardiamo prima il servizio di Ivan Calabrese e poi andiamo, ci affacciamo alla prossima sfida sabato alle 18:30. Servizio di Ivan Calabrese. È un Sorrento in netta ripresa quello che affronterà il Benevento nel match di sabato prossimo in programma al Viviani di Potenza con inizio fissato alle ore 18:30. I costieri, dopo un disastroso inizio di campionato che li ha visti conquistare due punti nelle prime sei giornate, sono reduci da due successi consecutivi contro Messina e Francavilla, con quest'ultima che è stata piegata con il netto risultato di 5-1. Il tecnico del Sorrento è Vincenzo Maiuri, una vecchia conoscenza della piazza giallorossa. Maiuri infatti ha giocato nel Benevento nella stagione 97-98, quella culminata con l'infausta finale di Lecce con il Crotone. Il tecnico schiera la squadra con il 4-3-3. A Francavilla si è visto Marcone in porta, con la difesa formata da Todisco, Blondet, Fusco e Lorento. A centrocampo l'ex giallorosso Cucurullo insieme a De Francesco e Vitale. In avanti il tridente formato da La Monica, Ravasio e Scala. Oltre a Cucurullo e Maiuri, tra gli ex giallorossi che sono al Sorrento figurano anche il centrocampista Angelo Buonavolontà, in passato nel settore giovanile, così come l'attaccante Francesco Pio Petito. Il calciatore più presente è l'esperto difensore Blondet. Benevento e Sorrento tornano ad affrontarsi a distanza di 10 anni. L'ultimo precedente è del 10 marzo del 2013, con un successo giallorosso al Vigorito firmato da Germinale. Eh sì, rivediamo la slide, il Sorrento a Potenza, perché effettivamente insomma in questo campionato diversi problemi con le strutture, per cui toccherà andare diverse volte a Potenza così come a Picerno. Abbiamo sentito anche il servizio di Ivan Calabrese, l'ottimo Ivan Calabrese. Pompilio, che Sorrento dobbiamo aspettarci? Tra l'altro reduce da una bella vittoria che dà, sì, entusiasmo. È una squadra che sembrava un po' in difficoltà, però si sta riprendendo, le ultime partite ha fatto bene, e due vittorie. Allora la Turris ha vinto 3-2. Ok. Quindi aveva pareggiato il Potenza, poi in nove è riuscita a vincere la partita dopo il pareggio del Potenza. Beh, questa pazza Serie C. No, comunque è una squadra di categoria, è allenata secondo me da un buon tecnico, insomma Iuri, che noi conosciamo bene, ma da difensore centrale, sì. Ottimo difensore centrale, probabilmente la sua assenza ci è costata un campionato, visto che nella prima finale col Crotone lui era squalificato. È una partita da prendere con le molle, ma penso che il Benevento possa giocarla con la giusta autorità e magari facendo una buona prestazione anche portare a casa un risultato positivo. Ecco, analizzavamo anche un po' velocemente il risultato della Turris, no? Con la Potenza, effettivamente è una C imprevedibile, la caratteristica del Benevento deve essere proprio quella, conoscendo anche e valorizzando il potenziale però, di metterci sempre l'attenzione a mille. Beh,
detto anche Lopez, cioè l'attenzione, la determinazione, l'aspetto agonistico, la lotta è la componente determinante soprattutto di questo campionato. Non che sia un campionato di basso livello, perché non lo è, ci sono anche degli ottimi allenatori, dei giocatori importanti, poi fanno carriera ogni tanto e qualcuno arriva anche lontano. Quindi io credo però uno degli aspetti salienti è quello dello spirito di gruppo, e credo che su questo Andretti abbia lavorato bene, perché ho visto come soffriva Benedetti quando criticavamo l'allenatore, e quindi devo pensare che ha funzionato bene anche nei suoi confronti, perché era proprio quasi indignato, e questo è un buon segno, perché molti giocatori non hanno questo stesso atteggiamento. Non è che vuol dire che sono loro stesso critici verso il proprio allenatore, ma sono freddi. Invece lui l'ho visto molto coinvolto, quindi complimenti allo spirito che c'è. Però in campo, credimi, bisogna andare a lottare, e ieri una partita di ieri veramente mi ha deluso sotto questo aspetto. Quindi credo e spero, sono sicuro anzi, che già col Sorrento a Potenza, su un campo dove si può giocare, un campo stretto, con una squadra giovane e che non ha grandissime ambizioni, anche se ben allenata, il Benevento deve andare a rispettare la legge del più forte, deve andare a vincere, mostrando che squadra che ha subito cambiato atteggiamento, con un atteggiamento molto più fiero. Ieri non lo è stato e per fortuna ha pareggiato alla fine, ma non deve più capitare. Eh sì, diciamolo, non ci sarà Benedetti, però il Benevento comunque ritrova Terranova che sta bene, Ciciretti lieve influenza quest'oggi, però insomma c'è ancora tempo, più minutaggio nelle gambe di Agazzi, più minutaggio nelle gambe di Improta, non mancheranno le scelte ad Andreoletti. Però ecco, chiedo a tutte e due, sia a Giancarlo che ad Amedeo, parto da te Amedeo, ho chiesto a loro il Sorrento, ma che Benevento dobbiamo aspettarci? Sicuramente abbiamo voglia di rivalsa dopo il pareggio di ieri. Sarà una partita molto difficile, perché come tutte le partite in Serie C, perché non c'è una partita facile. Dovremo andare là con lo spirito giusto e cercare di portare a casa i tre punti. Giancarlo, in trasferta una sola vittoria col Brindisi a Picerno, poi una sconfitta e due pareggi. Come dicevo prima, purtroppo ci saranno due campionati. Il Benevento pagherà per assurdo il Santa Colomba, cioè nel senso che è abituato a giocare sul nostro campo, un campo grande dove cerchiamo sempre di fare gioco, di iniziare la manovra da dietro. Purtroppo quando andrai a giocare su questi campi così di dimensioni ridotte, con terreni, quello di Cerignola era scandaloso. Quindi come fai? È chiaro che sotto questo punto di vista sono giustificati, però questo va bene anche le prime due o tre partite, poi è chiaro che ti devi anche abituare, perché tu devi fare questo campionato e quindi devi essere pronto a questo. Che modulo ti aspetti per la sfida col Sorrento? Adesso non penso che Andreoletti voglia smentirsi, penso che resterà ancora sul modulo, anche perché adesso 3-4-2-1. Marotta non ce l'ha, quindi comunque a meno che non voglia schierare Sorrentino a una punta sola. Sì, è vero, Marotta squalificato, ricordiamo. Marotta è squalificato, quindi probabilmente. Però potrebbe, secondo te. Ma io voglio solo fare un inciso, Enes, scusami, poi dopo proseguo. Noi abbiamo visto, come diceva il mister, comunque in queste prime 8 giornate a tratti anche tante belle cose nel Benevento. Abbiamo visto una squadra che fa un possesso palla in avanzamento, che ha fatto in certe partite un possesso in avanzamento bellissimo. Il possesso in avanzamento, tanto per fare una, insomma, è quello che fa Klopp. Non è il possesso facendo la mezzaluna tra i difensori centrali, e l'abbiamo fatto bene 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 in alcune partite, magari non per tutta la partita, per un tempo, per 30 minuti, però benissimo. Una squadra che si muoveva bene senza palla, una squadra che giocava, cambiava fronte d'attacco con tre passaggi in maniera... questa cosa però domenica non si è vista, al di là di un'azione più o meno sporadica, non si è vista. Quindi anche prescindendo dal modulo, ecco, quel gioco è necessario che non si veda una tandem, ma si veda, non dico 90 minuti, ma 70 minuti sì. Assolutamente sì. Che modulo secondo te dobbiamo aspettarci? Ma io credo che non si discosterà da questo, perché sarebbe contraddittorio, magari anche perché avrà capito, avrà sentito, anche perché gli allenatori si informano di qualche trasmissione, anche la nostra, dove siamo stati abbastanza critici, no? Allora credo che rinegare se stessi e le sue scelte non lo potrebbe fare. Però ecco, mi auguro che il minutaggio di Improte, i minutaggi di Agazzi possano essere sufficienti a rivederli già domenica. Però è chiaro che io pensare che Talia
un giocatore così importante non possa far parte dello schieramento di domenica, già lo escludo. Vorrei dire che in questo momento Agazzi, per essere messi in condizione di essere Agazzi, dovrebbe avere due centrocampisti a fianco, sarebbe quindi un centrocampo a tre auspicabile. Tanti dati che poi l'allenatore dovrà considerarli e nel peso delle scelte poi scegliere un dato, secondo noi più efficace, e secondo invece il suo credo o quel momentaneo credo dare risultato. Deve fare risultato perché il Sorrento non è all'altezza del Benevento, come capitale umano, come forza, è una squadra giovane, io devo andare a vincerla perché vengo fuori da un passo falso, cioè rendiamoci conto che per vincere io devo fare. Anche perché siamo onesti, il Sorrento non gioca in casa, dai. Gioco in un campo neutro, un campo bello dove chi gioca, chi usa l'ampiezza, la sorpresa, la profondità al momento opportuno e ha valori deve poter prevalere, questi sono i principi offensivi, ampiezza, profondità, sorpresa insieme alla precisione, quindi una squadra che ha queste doti deve poter andare a vince e quindi mi auguro lo farà al di là delle scelte degli uomini, però ripeto, lui li vede tutti i giorni, noi saremmo presuntuosi se da qua potessimo pensare e dargli consigli, no, dargli, ma sarà lui a cercarli gli uomini migliori, però è chiaro che quello che ho visto ieri, cioè anche in questo discorso tu parlavi del possesso in avanzamento, ieri ho visto uno scarico pericolosissimo, rischioso che poteva provocare, allora voglio dire sarà stato un errore tecnico, una giocata sbagliata, però non devo prevedere nella capacità di essere bravo, devo anche calcolare che se posso una palla la butto in tribuna, qualche volta l'ho detto già l'anno scorso, il Benevento non lo fa perché quasi è disdicevole, no, calarsi nella realtà del C vuol dire essere pratico ed efficace. Giancarlo, la certezza per Androletti potrebbe essere appunto il 3-4-2-1, ti aspetti di rivedere Teglio trequartista o Bolzius che in tutte e due le partite sia a Cerignola che col Picerno è entrato bene? Ma io penso per esempio ecco, che Bolzius... Anche se Androletti va detto che nella conferenza pre-gara ha detto Bolzius e Carfora non sono dal primo minuto perché sono giocatori più di strappo e quindi mi piacciono più durante la partita. Però a me Bolzius ogni volta che è entrato non ha fatto male, un tipo di giocatore che per esempio ecco, per come gioca il Benevento invece uno giocatore di quello è necessario nel Benevento, cioè qualcuno che inventi, qualcuno che vada a fare l'uomo contro uomo, difatti Bolzius domenica come è entrato aveva fatto gol che poi l'ha sbagliato, però si è trovato in quella situazione, quindi è un giocatore che ti crea la superiorità, che ti crea, ecco, che può dare la palla importante a Ferrante, può giocare anche lui un po' più vicino alla porta, io Bolzius lo prenderei in considerazione, poi come diceva il mister lui li conosce, lui sta lì tutta la settimana, magari noi vediamo un giocatore, magari questo nell'allenamento non si impegna oppure altre cose, quindi la valutazione finale è sempre giusto che sia sua, a me Bolzius è idea che mi piace anche come tipo di giocatore. Ultimo blocco pubblicitario e poi di nuovo qui su 8 Channel. E sono finiti due posticipi, vittoria anche dell'Avellino al Pinto di Caserta. Guardiamo proprio i risultati di questa giornata. Aggiornati finalmente perché chiaramente oramai lo spezzatino c'è anche in Serie C, quindi vediamo Monterosi Cerignola 0-3, Foggia Brindisi 2-0, Messina Giuliano 1-0, Benevento Picerno l'abbiamo commentata ampiamente 2-2, Juve Stabia Catania la sconfitta della corazzata Catania 1-0, però la Juve Stabia si sta dimostrando molto più importante, è prima in classifica, Latina Monopoli 3-2, Taranto Crotone 2-1, Francavilla Sorrento 1-5, Sorrento prossimo avversario del Benevento, Potenza Turris 2-3, Casertana Avellino 0-2. Guardiamo velocemente la classifica. Occasione persa sicuramente per il Benevento perché con una vittoria sul Picerno poteva portarsi solitario al secondo posto a un solo punto dalla Juve Stabia. Così non è, la Juve Stabia è a 18, 3 punti su Latina, Foggia e Benevento che si contendono il secondo posto. Guardate l'Avellino che scalata che ha fatto con l'arrivo di Pazienza. Ottimo allenatore, non lo scopriamo quest'anno, già l'anno scorso aveva fatto molto molto bene col Cerignola e sicuramente insomma squadra importante, però abbiamo in collegamento telefonico Angelo Giuliani, ci facciamo raccontare un po' questo finale, no, di Casertana Avellino. Angelo,
Eh sì, Sonia, ben ritrovati. Dicevi bene, l'Avellino fa la voce grossa a Caserta e spugna con autorevolezza il Pinto in una gara di fatto sempre in controllo degli irpini. Come dicevi tu, manda un segnale forte al campionato. È la terza vittoria consecutiva, Coppa Italia compresa. Avellino che sale a quota 13, si accorcia la classifica in testa, quindi avvicina le posizioni, le primissime posizioni, dove sono Benevento e Juve Stabia, che sembrano in questo momento, diciamo, le concorrenti più accreditate. Ce l'avamo lasciati nel primo tempo con un Avellino meritatamente avanti, con il gol di Sgarbi e la reazione della Casertana che era stata poca cosa. Nella ripresa, dire vero, la Casertana era partita decisamente più propositiva. Nel primo quarto d'ora ha creato due occasioni importanti, con Tavernelli che ha calciato debole tra le braccia di Ghidotti, e poi nella seconda Taurino, subentrato a uno spento Alessio Curcio, non ha inquadrato la porta, anche grazie a una deviazione decisiva in corner di Tito. Ma l'Avellino di fatto non è mai stato a guardare, è stato pericoloso in alcune ripartenze, in un paio di ripartenze con Gori e Sgarbi, e poi al 70° ha chiuso la partita con l'ex Sudtirol Marconi, che si è sbloccato, è ancora secco in questo campionato Marconi, splendido cross di Tito dalla sinistra, grande incornata nel set da centravanti puro di Marconi per il 2-0 dell'Avellino. Lì di fatto la Casertana si è spenta, si sono spente le residue velleità della squadra di Cangelosi, che come dicevamo anche nel precedente collegamento paga un tour de force di partite impressionante. L'Avellino ha gestito con grande tranquillità, piuttosto agevolmente, anzi ha sfiorato addirittura il terzo gol in un'altra occasione sempre con Marconi. Quindi Avellino che sarà a 13, ha pagliato con la Turris che ha vinto l'altro posticipo di giornata. Al 97° minuto, con un gol di Maestrelli, è riuscito a espugnare il campo del Potenza, 2-0 Turris, 2-2 Potenza, e poi Maestrelli al 97°. Dunque una classifica che si accorcia nelle primissime posizioni, dove ci sono, questa è la nota positiva sicuramente per noi, tante campane, Juve Stabia, Benevento, Turris, Avellino, insomma se la giocheranno probabilmente, non dico fino alla fine tutte, però insomma c'è una bella truppa di campane in questo momento nelle zone altissime della classifica. Angelo, con te l'appuntamento a giovedì alle 21 con Focus Serie C. Mister, veramente si parla dell'Avellino ma di tutte le squadre campane, un appuntamento da non perdere, sempre molto vivace, con Luca Esposito e Annibale Discepolo in conduzione, Angelo Giuliani che ringrazio, grazie Angelo. Grazie a te Sonia, ciao, buona serata, ciao. A te, guardiamo il prossimo turno, così vi chiedo velocemente secondo voi la partita da non perdere, quindi ecco Monopoli Francavilla, Picerno Messina, Cerignola Latina, Crotone Foggia, Giuliano Potenza, Sorrento Benevento, Turris Juve Stabia, Brindisi Casertana, Catania Taranto, Avellino Monterosi. Ecco Pompilio, quale potrebbe essere la sorpresa? Ma io penso che ci sono alcune partite molto interessanti, da Cerignola Latina a Crotone Foggia, anche Turris Juve Stabia, insomma anche quella è una bella partita per spiriti caldi. Mister? Io vedrei soprattutto Crotone Foggia e Turris Juve Stabia, e vorrei anche sperare per la Casertana che vada a vincere a Brindisi, altrimenti, per quanto le difficoltà della Casertana siano state sottolineate e considerando l'ambiente, loro avevano grandi aspettative, sono stati ripescati, speriamo che capiscono che l'allenatore non può fare miracoli avendo avuto tutti questi problemi. Però ecco, le due che ho significato prima, quelle per me sono le più belle. Ok, Giancarlo? Ma come una partita importante per quello che stanno esprimendo potrebbe essere anche Cerignola Latina, le altre due sono scontate, giustamente c'è un Crotone anche per il blasone, il Crotone Foggia è sempre una grande partita, e Turris Juve Stabia sicuramente è una partita da brividi per tanti motivi facilmente intuibili. Amedeo, guarderai sicuramente perché non ci sarai Sorrento Benevento, però qual è l'altra che ti stuzzica? Ma sicuramente Cerignola Latina e Turris Juve Stabia, secondo me sono due partite importanti.
Bene, ed ora passiamo al settore giovanile, guardiamo i risultati perché effettivamente c'è sempre un'attenzione su questo mondo che funziona molto bene in casa Benevento, e la primavera ha riposato l'Under 17 Benevento Recanatese 5-0, quindi vittoria importante dei piccoli giallorossi. Under 16 Juve Stabia Benevento, un derby tutto campano 0-0, quindi un punticino comunque importante, dimostra che la Juve Stabia anche nei giovani sta facendo molto bene un po' l'annata. Poi Under 15 Benevento ancora Recanatese 5-2, altra importante vittoria. Però abbiamo anche una bella intervista al centrocampista dell'Under 16 Andrea Scalici, e ce la sentiamo ai microfoni di Ivan Calabrese. Partiamo dal campionato, 5 punti, una vittoria, due pareggi, siete imbattuti, insomma avete cominciato bene questa stagione. Sì, abbiamo cominciato bene e noi puntiamo appunto al meglio, insomma noi siamo una squadra unita e comunque ci aspettavamo comunque una vittoria al posto dei pareggi, però comunque è andata bene, cerchiamo di fare meglio la prossima. Parliamo un po' di te, insomma vieni in questo settore giovanile nella scorsa estate, quindi da pochi mesi, come ti stai trovando, come è stato l'approccio? Allora, mi sto trovando molto bene, l'accoglienza tutto bene, e lo staff, il personale, insomma sono stati molto, molto accoglienti, anche i compagni soprattutto. Da quale squadra vieni e come sei arrivato qui a Benevento? Allora, io vengo dalla Panormus, sono arrivato a Benevento che... Io sono andato in rappresentativa e da lì mi avevano chiamato e poi sono venuto qui. Sei uno dei nuovi, ma lo è anche il mister, com'è il rapporto con il tecnico? No, è un bel rapporto, insomma spero lui abbia appunto fiducia in me, e io comunque do sempre il meglio, do sempre il massimo e spero di fare bene quest'anno. Sei uno dei nuovi, l'abbiamo detto, ma dici un po' quali sono le tue caratteristiche, sei un centrocampista. Sì, sono un centrocampista, le mie caratteristiche sono quello di recuperare i palloni, mi piace entrare duro nei contrasti e comunque farmi sentire in campo. Alla prossima c'è il Taranto, insomma questo Benevento vuole fare sempre meglio. Sì, vogliamo fare sempre meglio e appunto puntiamo su questi 3 punti che sono importantissimi per poi arrivare in alto alla classifica, anche perché le prossime sono Ancona e Perugia e noi puntiamo a arrivare in alto alla classifica appunto. Come detto vieni da fuori, dalla Sicilia, insomma questo settore giovanile, questa squadra come è percepita dall'esterno? Allora dall'esterno io quando ho saputo del Benevento ero molto emozionato perché comunque anche frequentavo io appunto una squadra dilettantistica, poi arrivare ai professionisti è stato appunto molto emozionante e quindi era come una squadra molto importante per me. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, il sogno è quello di arrivare in prima squadra, comunque di portare il mio cognome nella storia del Benevento, spero soprattutto questo. Abbiamo sentito le parole di un giovane che sicuramente ci sta mettendo impegno anche grazie al Benevento che dà tutto a questi ragazzi per poter crescere. Ricordiamolo insomma che tanti giocatori del settore giovanile oggi sono una certezza per il Benevento Calcio. Parlavamo di Pastina, lo stesso Talia, Carfor è ancora più giovane, ha bisogno di tempo però, e poi Alfieri che è un calciatore che stiamo aspettando, beh, è un altro di quelli importanti che può essere e può diventare una certezza per Andrioletti. Siamo ai saluti finali, grazie a Pompilio Capozzi. Grazie a voi di avermi invitato ancora ed è sempre un piacere tornare. Tu fai parte della squadra per cui ci sarai ancora sicuramente, grazie anche a mister Paolo Specchia. Grazie Sonia, grazie e buonanotte. Altro giocatore di questa squadra di 8 gol, così come Giancarlo Zotti, grazie. Grazie a te Sonia e buonasera a tutti. Ha fatto parte per una sera della squadra 8 gol, noi ci auguriamo che tornerà presto invece nel Benevento Calcio per poter dare il suo contributo. Grazie ad Amedeo Benedetti. Grazie a voi. E allora, come dicevo, siamo in chiusura. Ringraziamenti ovviamente anche a chi lavora dietro le quinte perché effettivamente è un contributo prezioso, quindi ringraziamento a Fabrizio Angrisani, a Paolo Romano, Andrea Bocchino, grazie a Giuseppe Andrita per le grafiche, i collegamenti con Walter Lopez e Angelo Giuliani. Il Benevento alle 18:30 sabato affronterà Potenza il Sorrento. Sarà il terzo derby campano per
la strega, ci auguriamo che possa centrare la seconda vittoria lontano dalle mura amiche, la prima ricordiamolo a Picerno, quindi sempre in un campo neutro contro il Brindisi. Sicuramente ecco, il potenziale c'è, il Benevento ha giocatori importanti per poter recitare un ruolo da protagonista in questo campionato, però è anche vero insomma che le altre non aspettano. L'Avellino ha dimostrato di essere tornata con pazienza, c'è la Juve Stabia inarrestabile, ma effettivamente non si può sottovalutare, non si può prendere sotto gamba il Catania al di là della sconfitta, così come il Crotone, poi il Foggia, tantissime squadre, per cui bisogna sostenere il Benevento. Noi lo faremo come 8 gol, lo faranno i tifosi perché lo stanno dimostrando, tutti a Potenza per tifare strega. Buonanotte.